timo è un organo linfoide primario, perciò appartiene in maniera, in maniera molto forte al sistema immunitario. A livello del timo avviene il completamento dell'attivazione della formazione dei linfociti T, che sono essenzialmente i globuli bianchi che sono essenziali per la nostra difesa immunitaria. È un organo che si trova essenzialmente tra le clavicole sotto lo sterno e è un organo che quando siamo piccoli è molto grande e poi piano piano col passare del tempo diventa sempre più atrofizzato. Però ha un'importanza fondamentale fino agli ultimi giorni della nostra vita, perché comunque fa un lavoro essenziale. Secondo la medicina tradizionale cinese e secondo la medicina ayurvedica, è un organo fondamentale per il nostro benessere. Fa parte dell'integrante del quarto chakra, Ananta Chakra, il chakra del non ferire. Ecco, di non essere feriti, perciò un senso di protezione molto forte, ed è un punto energetico che possiamo stimolare e possiamo essenzialmente attivare anche con delle manovre fisiche che oggi noi vedremo. È andato via il video? È da preoccuparsi? È No, allora, siamo tornato. Molto tornati. Ciao a bene. tutti di nuovo. E incominciamo un piccolo lavoro appunto su questa regione qua. Portiamo le mani sul petto e andiamo ad incrociare le dita delle mani. Faccio un dito dentro l'altro dito, questo si chiama Yoga Mudra. E piano facciamo una leggerissima pressione e arrotondiamo la schiena e guardiamo l'ombelico. E poi inspirando, estendiamo la colonna, liberiamo le mani e le mani scivolano dalle clavicole fino al collo, fino a dietro l'orecchia, i gomiti vanno verso il cielo. Poi lentamente torno, espirando, le dita si incrociano, faccio una leggera pressione proprio a livello del cuore, a livello dello sterno e piano giù. Inspirando piano su, le mani si sganciano, scivolano sul collo, gomiti verso il cielo. Inspiro, espirando vai giù, mani davanti allo sterno, gomiti vanno indietro, guarda l'ombelico. Inspiro su, gomiti al cielo. Espirando piano giù, guarda l'ombelico. Inspiro su. Guarda il cielo. Espirando piano ti fermi al centro e le mani si fermano a livello delle clavicole. Davanti al timo, che è questa ghiandola che noi vogliamo andare a stimolare. Andiamo a fare delle piccole pressioni sotto la clavicola, sia a destra che a sinistra. E poi andiamo a fare piccolissimo esercizio respiratorio per andare a stimolare tutta questa zona qua, continuando a fare queste piccole pressioni che vanno dal manubrio dello sterno, dal centro, fino a praticamente quasi le spalle. Inspiriamo, apnea polmoni pieni, tratteniamo il fiato e continua a fare questo movimento. A polmoni pieni, attiva anche bene il pavimento pelvico e poi fuori l'aria. Continua queste piccole pressioni. Inspiro, apnea polmoni pieni, continua a fare questo gioco, è un po' faticoso perché anche le spalle sono un po' in posizione particolare. Primo disagio, fuori l'aria. Inspiro, attiva bene il pavimento pelvico, risucchia bene l'ombelico, hai in apnea polmoni pieni, continua questa stimolazione pressoria e poi piano fuori l'aria, rilassa tutto, rilassa bene le braccia. È un punto che la stimolazione proprio meccanica aiuta
a riprendere energia, e lo vediamo ad esempio nei primati, nei nostri cugini pelosi. Ad esempio il gorilla, quando si preparava la battaglia, una delle cose che insomma anche sì, fa proprio questa stimolazione molto forte, proprio per questa stimolazione aiuta anche a rilassarci prima di una grande fatica. Se siamo molto stressati, impauriti, può essere molto molto utile andare a stimolare questa zona qui. Facciamo qua un altro piccolo esercizio, ma cambiamo la posizione dei piedi, perciò mettiamo i piedini, affrontiamo le piante dei piedi. Mani sempre a livello delle clavicole. Mettiamo la mano destra, perciò tutti la mano destra sul manubrio dello sterno, immediatamente sopra il timo. La mano sinistra va a prendere il gomito destro. E piano facciamo questo piccolo gioco. La mano scivola un po' verso sinistra e poi la mano scivola verso destra. Vai. Lascio che anche il corpo ruoti. La testa va nella medesima direzione del gomito. Qui il respiro è questo. Inspiro, vai verso sinistra. Espiro, torna al centro e ruota verso dietro. Inspiro, vai verso sinistra. Espirando, scivola e la mano va verso destra. Inspiro, vai. Espiro, torna. E piano ti fermi al centro. Resta con la mano proprio a livello dello sterno, stavolta la mano verso l'alto, fa una leggera pressione sullo sterno, su. E poi la mano e il gomito destro va verso il ginocchio destro. Inspiro, su. Arca la schiena e poi andiamo a sinistra, verso il ginocchio sinistro. Vedi che la cosa non è semplice. Inspiro, su. Verso il ginocchio destro, qui è più semplice perché ovviamente dal punto di vista anatomico la conformazione delle braccia aiuta questa inspirazione su. Espiro il gomito verso il ginocchio opposto. Sì. Inspiro su. Gomito a destra verso il ginocchio destro. Inspiro su. Gomito destro verso il ginocchio sinistro, quello che si può, quello che riesci a fare. Inspiro, ti fermi al centro e pianissimo giù. Lascia cadere giù le spalle, lascia cadere bene giù le tue ginocchia. Stavolta mano sinistra al centro dello sterno, mano destra prende gomito sinistro e facciamo scivolare un po' la mano verso la spalla destra e verso la spalla sinistra. Senti che tutto il corpo deve partecipare. Inspiriamo quando giriamo verso destra. Espiriamo quando torniamo al centro e andiamo verso dietro, a sinistra. Inspiro verso destra. Espirando verso sinistra e dietro. Inspiro, vai, la testa segue, continua la direzione dei gomiti e poi vai verso sinistra. Ultimo, inspiro, vai, cresci verso il cielo e espirando piano torna al centro. Restando in questa conformazione, gomito al cielo, sterno al cielo su, stavolta gomito sinistro verso ginocchio sinistro. Lo tocca con una certa facilità, lascia cadere bene giù la testa. Inspiro su, vai al centro, verso il cielo, i gomiti vanno verso l'alto, espirando il gomito sinistro verso il ginocchio destro, quello che è possibile. Inspiro su, espirando gomito sinistro, ginocchio sinistro. Inspiro su, bei respiri. Espirando gomito, ginocchio opposto. Inspiro su.
Bei respiri. Sta giù. Senti questa pressione a livello dello sterno. Inspiro su. Lo del timo. Stirando giù. E poi piano mi fermo al centro e lascio cadere giù le mani. Resto un attimo qui. Un bel respiro. Porta l'attenzione a cosa è cambiato in questa zona qui. Stimolare questa zona vuol dire andare a stimolare anche il cuore in maniera indiretta. E anche la circolazione. Il timo ovviamente fa parte del sistema circolatorio, è un organo linfoide primario, per il sistema linfatico. Converge in relazione con il timo e anche il sistema immunitario. Il sistema immunitario usa come terreno di gioco proprio il sistema linfatico. E piano lentamente portiamo le mani verso i piedi e lasciamo cadere giù la testa, le spalle, gomiti cadenti giù. Un paio di respiri qui. La testa è pesante, i gomiti, se puoi lascia cadere i gomiti davanti alle tue tibie. E piano, aiutandoti con le mani, torna su in posizione bene retta con la colonna. Quando parliamo di sistema immunitario, troviamo anche una stretta correlazione con il nostro intestino. Andare quindi a ridare funzionalità al nostro intestino ci permette di avere un sistema immunitario più presente e sicuramente più equilibrato. Quindi l'idea sarà adesso di andare a stimolare le nostre viscere attraverso dei movimenti di flesso estensione. Quindi a partire dalla posizione che abbiamo visto in questo momento, quindi andando a scendere e rilassare il nostro capo verso i piedi, andremo poi risucchiando bene l'addome a risalire con le mani alle ginocchia. Andremo a creare questa volta un'estensione della colonna, espandendo quindi anche il petto verso il cielo. Espirando andiamo invece ad arrotondare e scivoliamo nuovamente in avanti. Quindi nell'inspirazione srotolo dolcemente la colonna e vado ad ampliare tutta l'area del petto, esponendo quindi lo sterno al cielo, che come abbiamo visto appunto in posizione retrosternale troviamo il timo che abbiamo appena sollecitato. E quando invece nell'espirazione andiamo a flettere, quindi ad arrotolarci, andiamo a creare una pressione sulle nostre viscere, quindi l'idea non è di allungarci in avanti, ma è quella proprio di arrotolarci. Lo ripetiamo ancora una volta. Andremo a questo punto a ricostruire la linea della nostra colonna per andare a aumentare un pochino il movimento. Questa volta le nostre mani si staccheranno, andremo nell'inspirazione ad aprire bene, quindi nuovamente verso l'alto e verso dietro, per poi andare ad arrotolarci, ma questa volta con una leggera pressione delle mani sopra le ginocchia, quindi non più alle ginocchia ma sulla coscia. Ci arrotonderemo un po' con la schiena e andremo a portare questa volta il capo leggermente più vicino, se ci è possibile. Quindi nell'inspirazione cresco nuovamente, divarico bene le dita, estendo. E poi nell'espirazione le mani passano alle cosce, arrotondo un pochino e esce. Lo facciamo ancora due volte con il nostro personale ritmo respiratorio. E
E un'ultima ripetizione. Piano ritorneremo poi a ricostruire la linea della colonna, sciogliamo un attimo le nostre gambe, possiamo andare a cambiare una posizione delle gambe, trovarne una comoda, andrà benissimo gambe incrociate oppure in mezzo loto se siete comodi. L'importante sarà ovviamente che il radicamento del bacino a terra sia bello stabile, quindi bene l'appoggio su entrambi i glutei, la colonna vertebrale che cresce verso l'alto rilassandosi e generando spazio tra una vertebra e l'altra. E da qui andremo a cercare delle inclinazioni laterali. Andiamo quindi ad allungarci nell'inspirazione e nell'espirazione ritorniamo al centro. In un primo momento cerchiamo di allungarci verso l'alto, sempre con entrambi i fianchi, non schiaccio mai e non comprimo il fianco. Nell'espirazione invece ritorniamo al centro. Genero spazio anche tra l'orecchio e la spalla non sale ma il braccio ha una spinta attiva al pavimento che ci consente di crescere ancora di più, senza dimenticarci che i glutei rimangono ben ancorati a terra. Un'ultima ripetizione. E poi andremo a ritornare in posizione centrale. Questa volta andremo ad allungarci lateralmente, ma andremo a cercare di camminare con la mano sulla linea dei glutei ancora un pochino più lontano. Cerchiamo una posizione comunque stabile che ci consenta di non sollevare il gluteo e da questa posizione andremo a cercare di curvare leggermente lateralmente il busto, come se volessimo scendere un pochino e poi ritorneremo ad allungarci su una linea diagonale. Quindi nell'inspirazione fletto un pochino e nell'espirazione risalgo. Così dopo l'ultima volta, ritrovata la linea diagonale, con l'addome attivo vado a sollevare le braccia, ritorno in posizione centrale e mi allungo lateralmente. La mano all'altezza dei glutei cammina lontano lontano e questa volta provo ad allungarmi prima sulla linea diagonale, poi scendo un pochino, inspiro, espiro, ritorno alla linea diagonale. Inspiro, fletto un po', espiro, ritorno, l'ultima volta. E ritorno così al centro attivando bene l'addome, un bellico risucchiato, rilasso le braccia. Ok, in questa posizione andremo poi a portare il nostro braccio destro avanti, e andremo ad entrare nella torsione, quindi vado a ruotare verso dietro, aprendo bene il petto, lo sguardo va al pollice della mano destra e lentamente ritorno. Vi consento con la mano sinistra di fare una leggera leva sul ginocchio, quindi inspirando mi aiuto a ruotare, ricordandoci sempre che la nostra colonna rimane perpendicolare al terreno. Espirando ritorno dolcemente al centro, ancora due volte. Ogni volta che entriamo nella torsione cerchiamo di generare spazio tra le vertebre, cercando di espanderci verso l'alto. E così piano piano andrò a ritornare al centro e rilasso e lo ripeteremo dall'altro lato. Quindi questa volta sarà la mano sinistra, sollevarsi, braccio steso, inspiro, lo sguardo incollato al pollice, espiro, ritorno.
Posso immaginare una scala a chiocciola. Mentre ruoto immagino di salire la scala a chiocciola. E piano ritorno a rilassare senza collassare con la schiena. Ancora uno. E l'ultimo. E piano ritorno al centro e vado a rilassare le braccia e le spalle. Liberiamo i piedi, appoggia le mani indietro, appoggia bene i tuoi piedi. Piano piano, solleva il tuo bacino, avvicina i glutei ai tuoi talloni. Senti questa posizione di compressione tra addome, cosce. Piano, sposta il peso fino a venire in avanti. Se hai la necessità, devi sollevare i talloni, appoggia le mani vicino ai tuoi piedi, spingi con le mani e piano lascia cadere giù la testa. Resta qui un attimo, testa pesante, spalle pesanti. Se le mani non toccano il pavimento, tieni le ginocchia piegate, ma le mani lasciale ben appoggiate al pavimento. E piano lentamente libera le mani, appoggia le mani alle ginocchia, tieni le ginocchia flesse, arrotonda la schiena e pianissimo vieni su. Una vertebrina alla volta. Ultima cosa, ginocchia, spalle e testa. Ti sistemi un attimo, senti questa nuovo orientamento nello spazio. Testa leggera, spalle pesanti, piedi ben in appoggio. Ti chiedo semplicemente di fare dei bei respiri portando l'aria fino alle clavicole, questa zona che abbiamo stimolato, il timo, il manubrio dello sterno. Apnea polmoni pieni e puoi far uscire l'aria. Piega un po' le tue ginocchia quando l'aria esce. Inspiro, distendi le ginocchia. Apnea polmoni pieni. Espiro, fai uscire l'aria, ammorbidisci le tue ginocchia. Lascia il bacino ben orientato, la schiena lunga. Solo fletti un po' le tue ginocchia. Inspiro. Una piccola apnea polmoni pieni. Lascia le spalle ben giù. Espirando, ammorbidisci le tue ginocchia. Mettiamo tutto il piede destro davanti, il piede sinistro un po' dietro e un po' verso fuori. Ok, buono. Mani sul petto. Incrociamo le dita delle mani come abbiamo fatto prima. Piega un po' le ginocchia, piega il ginocchio davanti. Inspiro. Espiro, torna al centro. Inspiro, piega il ginocchio davanti. Espiro, torna al centro. Inspiro, piega solo il ginocchio davanti. Allungati bene verso l'alto con l'apice della testa. Espirando, torna al centro. Rimani al centro e ti chiedo stavolta di piegare un po' il ginocchio indietro e ruotare verso sinistra. E piano torna al centro. Ginocchio disteso. Vai verso il ginocchio indietro e piano torna. Piano vai e piano torna. Associamo i due movimenti. Inspiro, piega il ginocchio avanti. Espirando, torna indietro, piega il ginocchio indietro. Inspiro, piega il ginocchio avanti. Torna al centro e piega il ginocchio indietro. Inspiro, ginocchio avanti, piegato. Espirando, ginocchio indietro, piegato. E piano torna al centro. Resta qui un paio di respiri. Spingi bene con le mani dentro il tuo petto, proprio a livello del timo. E piano libera. Questo è un esercizio energetico preso dal Qigong, proprio per energizzare questa zona. Piano cambio,
piede sinistro in avanti, un piccolo passo col piede destro, e il piede destro è un po' verso fuori, più o meno 45 gradi. Resta qui un attimo, senti la posizione, non sentire, cioè cerca di attivare quell'addome in modo tale da assicurarti che il bacino sia in una posizione neutra, mani davanti al cuore, una bella posizione qua. Piega i ginocchi avanti, inspiro, solo questo, espirando torna al centro, inspiro, avanti, espirando torna al centro, inspiro, avanti, espirando torna al centro. Pieghiamo solo il ginocchio destro, quello che sta dietro, piano, lo fletti e piano torna. Fuori l'aria, fletti, piano torno, al centro, fuori l'aria, fletti, una bella pressione dentro al petto, inspiro, torno, fuori l'aria, fletti, e stavolta associamo con l'esercizio precedente, torna, inspiro, piega il ginocchio avanti, espirando vai a piegare il ginocchio dietro, inspiro, piega il ginocchio avanti, espirando, piega il ginocchio dietro, inspiro, piega il ginocchio avanti, espirando, piega il ginocchio dietro, lascia che tutto il corpo sia debole, inspiro, avanti, espirando dietro, e io torno al centro, e piano libero la posizione, sciogli, sciogli, piedi uniti uniti, spalle pesanti pesanti verso il basso, apice della testa tocca il cielo, Kekari Mudra, tocca il cielo, addome attivo, facciamo solo dei bei respiri, inspiro, porta l'aria fino alle clavicole, proprio questa zona dove c'è il timo, apnea polmoni pieni, espiro, fuori l'aria, ammorbidisci le ginocchia, fletti un po' le tue ginocchia, inspiro, distendi le ginocchia, apnea polmoni pieni, espiro, fletti le ginocchia, ultimo, inspiro, distendi le ginocchia, porta l'aria fino a qui, espirando fletti le tue ginocchia, buono. Piede destro in avanti, piede sinistro stavolta un pochino più indietro rispetto a prima. E andiamo verso una posizione che si chiama il guerriero 1, la facciamo in maniera molto dolce, molto soft. Perciò ginocchio destro guarda avanti, ginocchio sinistro 45 gradi, piede sinistro 45 gradi, mani sul bacino. Piega solo il ginocchio avanti, distendi bene il ginocchio che sta dietro. Assicurati di attivare l'addome perché in questa posizione il bacino tende molto all'antiversione del bacino, cioè l'addome deve essere attivato per far sì che la schiena rimanga in posizione neutra. Piega il ginocchio avanti, gomiti verso dietro, inspiro, espirando lascia andare i gomiti in avanti, solo questo, inspiro, gomiti verso dietro, lascia andare i gomiti in avanti, inspiro, gomiti verso dietro, espirando avanti, e piano sciogli giù le mani, e liberiamo, facciamo dall'altro lato. Anche questo, questi sono esercizi che si possono fare con una certa tranquillità, non esagerare tanto nella postura, non è tanto un guerriero uno, è proprio una stimolazione energetica appunto del quarto chakra. Piede sinistro in avanti, piede destro 45 gradi, piega bene il ginocchio avanti, distendi bene il ginocchio dietro, assicurati che l'addome sia attivo in modo tale da proteggere la tua schiena. Mani sul tuo bacino, a livello delle ali dietro. Resta un attimo qua. Inspiro, gomiti vanno dietro, senti le spalle che si arrotolano indietro. Espiro, lasciami andare in avanti. Inspiro, vai. Avanti. Inspiro, vai. Senti questa leggera stimolazione a livello delle clavicole. Espirando, torno. Inspiro, vai. Espiro, torno. Piano libera, distendi il ginocchio e torniamo. Facciamo un guerriero 1 finito.
Un grande passo indietro, stavolta un pochino di più, decidi tu quanta mobilità hai, quanto le tue articolazioni ti concedono. Piede destro guarda avanti, piede sinistro 45 gradi, piega bene il ginocchio, assicurati che il bacino sia in posizione neutra, perciò addome attivo, e stavolta le braccia escono verso lato e vanno su, sguardo verso il cielo, tre lunghi respiri qui, addome attivo, pavimento pelvico attivo. Senti questa linea che va dai piedi che spingono via il pavimento fino a su l'apice di questo triangolo che punta al cielo. E piano espirando, libera la posizione, le braccia scendono, distenditi le due ginocchia. Ok, buono. Piano, torno e cambiamo. Un piede avanti, un piede indietro, un bel passo indietro. Ginocchia avanti, guarda avanti, ginocchio indietro 45 gradi, piega bene il ginocchio avanti, addome attivo, assicurati di proteggere la tua schiena, braccia escono e vanno su. Guerriero 1, pavimento pelvico sveglio, respiro libero, sguardo ai pollici, ginocchio avanti piegato, ginocchio dietro ben disteso. Senti che è una posizione attiva dal punto di vista muscolare, ma che va a stimolare qualcosa di più profondo, che sono i nostri organi interni. Inspiro, espirando pianissimo, libera. Quando si esce dalle posture, soprattutto in questo contesto, sempre molto lentamente, e sempre attraverso il respiro, pianissimo, torno al centro, buono, buono, piedi uniti, spingi bene con i piedi, espirando, fletti le ginocchia, le mani scivolano sulle ginocchia, le mani rimangono qui sulle ginocchia, la coda va in su, lo sterno va in su, e restiamo qui un paio di respiri. Mani spingono via le ginocchia, la coda va in alto, quello che il corpo ti lascia fare, una posizione che necessita anche un po' di equilibrio. Anche le dita sono rivolte verso il cielo, mentre il palmo della mano spinge bene via le ginocchia. Inspiro, espirando. Lascia arrotondare la schiena, lascia cadere giù la testa, mani vicino ai tuoi piedi. E piano, delicatamente, appoggiamo giù le ginocchia. Buono. Io farei ancora una postura in posizione prona e dopo finisci tu, va bene? No. Sì, facciamo così. Andiamo pancia sotto. Proprio pancia ben sotto, mani sotto la testa, muovi un po' il tuo bacino. Buono, il bacino si muove, la testa è pesante sulle tue mani, le spalle sono rilassate. E piano andiamo ad appoggiare le mani sotto le spalle. La fronte al tappeto, lasciamo cadere i talloni verso fuori, questo è fondamentale per andare ad intercettare i meridiani energetici che vogliamo andare a stimolare. I talloni cadono verso fuori, perciò gli alluci si guardano. E piano lentamente inizia a sollevare la testa, ad avvicinare le scapole, perciò la sequenza è questa, solleva solo la testa, poi avvicina le tue scapole. Poi abbassa bene le scapole vanno verso i glutei, e proprio questo movimento, scapole verso i glutei, tira sullo sterno. Lascia giù il tuo bacino, non sollevare il bacino. Allungati bene verso l'alto. Cresci, senti che il collo è libero. E piano andiamo a guardare, ad orientare lo sguardo verso destra, verso come se dovessimo andare a guardare il tallone destro.
Restiamo qui un paio di respiri, lascia cadere bene giù il tuo bacino. Se è faticoso o doloroso, che non deve essere, vai molto più basso e non guardare il piede, guarda in direzione del gomito destro e piano lentamente torna giù. Vai giù, giù, giù e appoggia giù la tua fronte. Muovi un attimo il bacino. La sequenza è questa ed è molto precisa. La prima cosa, solleva la testa. Poi avvicina le tue scapole, devi fare qualcosa con le scapole che si avvicinano, si adducono, perciò le spalle si aprono. Poi abbassa le scapole, fai scivolare le scapole verso i glutei e piano piano vieni su un po' con la zona toracica fino all'ombelico, fino al bacino, non di più, il bacino deve essere appoggiato al pavimento. Assicurati che i talloni cadano verso fuori e poi orienta lo sguardo verso sinistra. Come per guardare il tallone sinistro, non bloccare il respiro. Senti una fatica particolare, non è solo una fatica muscolare, andiamo a stimolare anche molto tutta la parte viscerale. E piano lentamente torna pianissimo giù. Appoggia la fronte, lascia cadere giù i gomiti e le mani. Dopo questo esercizio è fondamentale un momento di pausa, un momento di sedimentazione. E in questa posizione ti chiedo di portare l'aria, di riempire bene la zona toracica, proprio la parte anteriore, dove c'è il timo, dove ci sono le clavicole. Piano, solleva la testa, muovi un po' il tuo bacino. Posizione molto, molto comoda, molto, molto funzionale dal punto di vista evolutivo. Abbiamo passato i primi mesi della nostra vita facendo proprio questi movimenti, questa estensione, questa apertura del petto. E piano pieghiamo in questa posizione il ginocchio destro. Se posso, con la mano destra vado a prendere il collo del piede destro. Se non riesco a prendere il collo del piede, va bene prendersi la maglia qui, la braga, il pantalone, o se non riesco neanche a prendere questo, appoggio la mano sul gluteo, ok? Se posso, mantenendo questa posizione, vado anche con la mano sinistra a prendere il collo del piede. E piano facciamo solo questo piccolo giochino. Il ginocchio sale mentre il tronco e la testa scende. Poi il ginocchio scende e il tronco sale. Inspiro su con il tronco. Espirando giù. Inspiro su con il petto, giù con il ginocchio. Espirando giù con il petto e su con il ginocchio. Inspiro su con il petto, giù con il ginocchio. Espirando giù. E piano libera. Torna ad appoggiare le mani vicino alla testa, muovi un po' il tuo bacino e piano solleva la testa, come nella posizione del osservare, uscire e guardare il mondo. Questa è una posizione che aiuta molto dal punto di vista biomeccanico, proprio facendo questi esercizi il bambino inizia a crearsi le curve delle rachide, no? La lordosi cervicale e la lordosi lombare. È un esercizio che già di per sé aiuta a riposizionare correttamente le nostre vertebre. Quando le vertebre sono posizionate correttamente, anche l'energia dei canali energetici scorre più in maniera fluida. Piega in questa posizione, se puoi piega il ginocchio sinistro. E con estrema tranquillità con la mano sinistra vai a prendere, se puoi, il collo del piede sinistro. Se non ce la fai, ti ricordo, non ti preoccupare,
appoggia la mano sul gluteo e fai tutto l'esercizio con la mano sul gluteo. Se puoi anche l'altra mano qui, se non riesci, due mani sui glutei, senza problemi. E piano facciamo semplicemente questo. Inspiro, solleva bene il tronco, espirando, vai giù con il tronco e solleva un po' il tuo ginocchio. Inspiro, giù il ginocchio, sulla testa, espirando, giù la testa, sul ginocchio. Inspiro, giù il ginocchio, sulla testa, espirando, giù, sul ginocchio. Inspiro, sulla testa, espirando, giù la testa e su il ginocchio. E piano giù, libera tutto. Stacca le mani. Metti la mano, le mani in una posizione che ti è comoda. Muovi un attimo il tuo bacino. Mani sotto le spalle. Piega tutte e due le ginocchia. Attiva l'addome forte forte. Porta la coda tra le gambe. Infila bene la coda tra le gambe e spingi con le mani. E andiamo, bambino, lentamente. Questa è la controposa che andiamo a fare dopo aver fatto tutte queste estensioni. Vai molto piano. Se senti dei dolori, ancora più piano. Lascia cadere bene giù la coda, lascia cadere bene giù la testa e le spalle. Piano, sollevo la testa. È un bel gatto. E andiamo in posizione seduta. Ti metti come vuoi in posizione seduta. Ok. 5 minuti. 5 minuti e vado diretta con Brahma. Fai come vuoi, piano, sì. Allora, ritroviamo una posizione seduta comoda, potete mantenere le gambe come preferite, in una posizione a gambe incrociate, mezzo loto, semplice. Andiamo a riportare l'attenzione ancora una volta al nostro respiro e ascoltiamo la posizione della nostra colonna vertebrale. Lasciamo che le spalle siano ben sopra il bacino. Lascia i gomiti morbidi cadere verso terra e così le spalle, mentre la colonna vertebrale continua ad allungarsi, a trovare il suo spazio, crescendo verso il cielo. Prendo per qualche istante consapevolezza semplicemente del mio respiro e di come questa pratica probabilmente l'abbia modificato, facendolo diventare più consapevole e più ampio. Mi assicuro che la muscolatura del volto sia rilassata, così quella degli occhi, delle palpebre, così quella della bocca. Andremo ora a praticare un Brahmari Pranayama, ovvero un esercizio in cui andremo a lavorare attraverso il respiro, ma anche attraverso la vibrazione. Do due versioni. Allora, la versione diciamo consigliata, che è quella finale, è quella di andare a chiudere le nostre orecchie attraverso il dito indice. Qui il palmo della mano ruoterà in avanti, porterò l'attenzione a mantenere le spalle basse. Se questo non fosse possibile, un'alternativa può essere quella di andare a appoggiare le mani a coppetta a chiudere tutto l'orecchio. Cosa faremo in questa posizione? Dopo un ampio atto inspiratorio andremo a pronunciare l'OM, ma questa volta a bocca chiusa, quindi anche nella O lasceremo che risuoni dietro le nostre labbra. Andremo così a cercare di produrre una vibrazione benefica da far risuonare all'interno del nostro corpo. Lo ripeteremo per 3 volte. Tra uno e l'altro, se avete necessità, potete fare un respiro di pausa. Se invece ne avete la possibilità, continuate a ripeterlo per 3 volte di fila. Quindi quando lo desidero, preparo le dita, vado a chiudere,
ruoto bene i palmi in avanti, abbasso le spalle, inspiro profondamente. E così una seconda volta. Ancora una ripetizione. A conclusione lascio che le mie braccia si rilassino. E rimango ancora per qualche istante nell'ascolto della vibrazione. Provo ad osservare se la percepisco ancora all'interno del mio corpo. Vibrazione che in questo contesto abbiamo utilizzato per andare a riequilibrare il nostro sistema nervoso. Molte volte quando siamo in periodi un po' più stressanti, il nostro sistema immunitario può risultare debilitato perché le comunicazioni nel nostro sistema nervoso sono disturbate. In questo caso la vibrazione, come quella dell'Om, come in questo caso di Brahmari, ci aiutano a riportare il nostro sistema nervoso in equilibrio, permettendo ai segnali del nostro corpo di raggiungere in maniera migliore, più funzionale, gli organi bersagli, andando quindi a consentirci una miglior funzionalità del nostro organismo. Quindi, se vogliamo concludere con un Om. Un Om, yes. Se non hai cose da aggiungere. No, è una pratica molto potente, abbiamo fatto degli esercizi che sono apparentemente, sono fisicamente molto semplici, ma hanno questa, intercettano questi canali energetici, perciò ci fanno recuperare queste energie. Anche gli esercizi che abbiamo fatto all'inizio, proprio della stimolazione del timo, lo stimolare proprio fisicamente questa zona può darci molta forza. Consiglio di farlo a tutti. Facciamo così, facciamo un bel Om finale, anzi prima stimoliamo un attimo il timo e un Om finale. Lo facciamo proprio come si fa nella tradizione ayurvedica. Inspira bene fino alle clavicole, trattieni l'aria appena polmoni pieni, due mani a livello del timo e lo batti così proprio con le mani come in apnea polmoni pieni, tieni l'aria, poi continua a battere e quando esce l'aria esce con una Facciamo ancora una volta, inspira, continua a battere, apnea polmoni pieni, Facciamo ancora una volta, ma stavolta non faremo nada, ma faremo un Om finale. Inspiro, apnea polmoni pieni, batti non solo sul timo ma un po' tutta la zona del petto, apnea polmoni pieni. Facciamo un Om. Piano le mani scendono.
Vi assicuro che questi semplici esercizi ci possono dare veramente tanto. Anche questo semplice, questo esercizio finale, pochi minuti, se sei molto stressato, se ti senti debole, se vuoi dare proprio uno stimolo al sistema immunitario e alla tua energia, questo esercizio, pochi minuti, è molto efficace. Grazie Stefania. Grazie Edoardo. Grazie a tutti voi.